Grand Hotel. Comprano oro e rubano amor, comprano oro e rubano amor, all'ora della sera, che al campo, chi in galera, l'ombra nera, un nodo in gola, regina della campina, quanto lunga casilina. Fiamme del mondo, spinti verso il fondo. Eccoci di nuovo rientrati in diretta su RadioRomaFutura.it e come annunciato il primo collegamento è con Salvatore Salmeri, come l'abbiamo presentato. Salvatore, consigliere del PD del Municipio 5, insomma uno che sta sempre in mezzo al popolo e sempre sul pezzo. Salvatore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie per la disponibilità. Come sempre, con me in studio c'è Davide Di Carlo che ti saluta. Ciao Salvatore. Ciao Davide. Allora Salvatore, noi abbiamo presentato in fase di elencazione degli argomenti di quest'oggi questa vostra iniziativa molto lodevole e molto bella, che comincerà domani per una nobile causa, quella di risistemare il parco di Centocelle, anzi scusa, usiamo un termine proprio, e aprire il parco di Centocelle, quindi un sostegno alla mobilitazione dei cittadini del Quadraro. Ecco, domani c'è questa iniziativa con la presenza del professor Andrea Giardina, che inizierà questa sorta di lezione di storia, e domani appunto il titolo è Dalla Palestina al Quadraro. Intanto vorremmo sapere da te come si va a organizzare l'iniziativa di domani e poi le rivendicazioni che fate. Allora, l'iniziativa di domani è un sostegno che il secondo sostegno, la seconda azione che il professor Giardina ha fatto per questa mobilitazione, la mobilitazione del Quadraro, dei cittadini del Quadraro, come dicevi tu, per la bonifica del secondo straccio, ossia del versante del Quadraro che riguarda il parco di Centocelle. Perché? Perché noi, vado un po' subito al sodo, diciamo così, noi quando scoprimmo a gennaio scorso che grazie all'ex sindaco Aledano, che aveva fatto un progetto che prevedeva la bonifica del versante del Quadraro, scoprimo appunto che questo progetto prevedeva la bonifica del parco lasciando dentro i quattro sfascia carrozze. Quindi capisci bene, insomma, una volta scoperta questa cosa
ci siamo mobilitati, abbiamo reagito, abbiamo incartato tutto il parco di Centocelle, faccio un piccolo appunto, sono 150 ettari, quindi insomma un enorme polmone verde, l'abbiamo incartato con striscioni e manifesti. E a che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che quel cantiere che doveva aprire a gennaio di fatto non si è mai aperto, affinché appunto non venissero date delle risposte convincenti in merito alla delocalizzazione di questi quattro sfasci. Il professor Giardina già da allora pubblicamente, attraverso un articolo sul Messaggero, sostenne questa mobilitazione da parte dei cittadini e disse che sicuramente era più importante parlare del parco di Centocelle che della pedonalizzazione dei pari imperiali. In quel periodo si parlava molto di questa iniziativa da parte del Comune di Roma, e soprattutto era motivato, diciamo, di appalesare il suo sostegno in maniera così in modo pubblico, perché non sopportava e non sopporta questa dicotomia, questa differenza, questa impostazione classista tra centro e periferia. E quindi questo articolo fu la sua prima azione, e siccome a seguito di tanti mesi diversi tavoli istituzionali non hanno portato, diciamo, la delocalizzazione sperata, lui mi ha proposto di ripetere l'iniziativa che viene fatta da molto tempo, da molti anni, all'auditorium, di trasferirla al Quadraro, le famose lezioni di storia, che cominceranno, come dicevi tu, domani 23 novembre al Circolo Arca in via degli Erbali 146. Il titolo sarà Dalla Palestina al Quadraro, e ne susseguiranno altre tre lezioni che poi insomma, se vuoi sì, guarda, le elenchiamo subito. Allora, come hai detto tu, il 18 febbraio ci sarà Portelli, sì, La memoria in periferia, esatto, l'8 febbraio. Quindi Portelli è un professore, molti lo conoscono, cioè sì, storia contemporanea. Poi ci sarà Andreina Ricci, che parlerà del ruolo delle periferie nell'antichità. Poi ci sarà Bidotto, che parlerà del titolo è le nuove periferie, no, città al margine, un nuovo centro. Così, infatti, scusate, non mi ricordo tanto, perché infatti ti volevo venire incontro perché ce l'avevamo sotto mano. Ma Salvatore, io una domanda. Quindi sono tutti professori, insomma, di altissimo livello, e la cosa che mi sento di dire è che il professor Giardina, che è stato ovviamente l'organizzatore di questa iniziativa, ha intenzione, qualora che gli sfasci non venissero delocalizzati, di continuare di proporre altre lezioni di storia all'interno del municipio. Quindi insomma, ecco, domani è importante tanto per noi come Quadraro, che abbiamo organizzato questa iniziativa, è importante proprio per secondo me ringraziare questo generoso professore, che nonostante la sua giovanissima età invece c'è una passione, una disponibilità pazzesca. È una persona meravigliosa, a me piacerebbe molto, insomma, che tutti voi foste presenti domani. Sicuramente Morgante ci sarà. Sì, ecco, io ci sono, anche perché la radio domani viene, perché vuole seguire questa bella iniziativa, e quindi fare anche delle interviste, e se tu ci aiuti, insomma, a poter intervistare e poi a fare una puntata la settimana prossima, appunto sempre di sabato, in cui poi mandiamo questo contenitore, mandiamo anche le interviste, raccontiamo anche come è andata, e faremo anche delle foto che metteremo sul nostro sito. Ma io, se sei d'accordo, dato che il professore sicuramente sarà d'accordo, io inviterei ad organizzarvi proprio a registrare la lezione di storia, e magari a mandarla, perché no? Giusto, buona idea. Perché la stessa cosa farà Radio 24, quindi insomma Radio 24 è Roma Città Futura. Roma Radio Roma Futura. Se tu ci dai la possibilità, lo facciamo volentieri, Salvatore. Io lo considero un privilegio. Grazie. No, Salvatore, io ho una domanda. Volevo capire perché comunque questa iniziativa si chiama Dalla Palestina al Quadraro. Cioè, che collegamento c'è tra la Palestina e il quartiere poi periferico di Roma, al Quadraro? Perché, diciamo, è tutto gravita intorno alla figura di Sant'Elena, al mausoleo di Sant'Elena, che fu il primo Pippo a convertirsi al cristianesimo, era la madre di Costantino,
e mentre prima i cristiani venivano divorati dentro il Colosseo, grazie alla conversione da parte di Sant'Elena, Costantino diventò cristiano. Io la dico un po' così, sì, sì, alla Lustica, come lo direbbero alla Lustica, esatto. Anche al quadrato, penso. E quindi insomma torna a questa figura qui. Prima, siccome il quadrato, incidenti al quadrato sono molto più antichi rispetto a quello che ha gettato Pignattara, sostanzialmente credo che sia questo il motivo del titolo e della lezione di storia. Okay. Anche se poi lui il titolo l'ha detto dal quadrato della Palestrina, poi parlerà sicuramente del Pignattara, quindi gli amici del Pignattara possono stare tranquilli. Ho notato sui social network, e poi sei molto attivo sui social network, anche per quanto riguarda il problema proprio del parco archeologico di Centocelle, che questa vostra lotta è iniziata, se non sbaglio, ieri, con un'assemblea pubblica. Non so se tu c'eri, se hai partecipato, sì, sì. Volevo sapere come un po' cosa è uscito fuori, visto che comunque l'assemblea pubblica, Gianmarco Palmieri. Sì, l'assemblea pubblica è stata molto importante, perché c'erano i due presidenti, la Tantino e Gianmarco, c'era anche Giulia Pietroletti, l'assessore all'ambiente, c'era Sandro Luparelli, che è il portavoce di Cinecittà Bene Comune, è stato organizzato da Cinecittà Bene Comune, quindi diciamo, sì, quella parte dei comitati del settimo municipio con i quali noi stiamo facendo questa battaglia. Questo, ecco, insomma, deve sapere che il quadrato è diviso in due municipi, no? Però poi quando si tratta di cose che riguardano il quartiere c'è questa unione, e c'ero anch'io, le cose dette dall'assessore sono state importanti, perché dice tra i vari problemi all'interno di quel versante c'è il canalone, e il canalone è diventato una discarica a cielo aperto, quindi lei ha assicurato che nel momento in cui inizia il lavoro il cantiere, il canalone era completamente bonificato, e verranno allontanati alcuni insediamenti abusivi, e che soprattutto la cosa importante, credo, no, la più importante, è che comunque i lavori inizieranno, prima che finiscono i rottamatori saranno collocati in un'altra zona. Io spero che sia vero. Speriamo tutti quanti. Ne fido poco, perché invece nel senso che io, come sapete tutti, sono consigliere municipale, appartengo a questo, in modo convinto, al Partito Democratico. Però spero che sia condivisa anche da voi. Certo, speriamo che possa essere riqualificato. Diciamo, il territorio ha un'importanza, almeno questa battaglia è più pesante l'importanza che do al territorio, quindi insomma, se c'è da criticare la Marino e Marino, io mi dico indietro. Anche perché questa battaglia non mollamo, io ci sto dentro. E fate bene, perché come hai detto prima tu, è un grande parco e quindi un vero e proprio polmone delle periferie, la periferia est soprattutto, visto che riprende... No, ma soprattutto... Sì? Scusa, ti interrompo, sì. Soprattutto non è accettabile che se vengono stanziati 20 milioni di euro al quadrato, a Perpignattara, alla Rustica o a Centocelle, il criterio di spesa di questi soldi, che sono soldi di tutti noi, non hanno lo stesso criterio di quando vengono spesi al centro storico o nei quartieri ricchi. Questa è una cosa inaccettabile, soprattutto quando si parla di un bene comune come il caso del parco, che tra l'altro recuperato potrebbe, e spero diventerà, insomma, non solo un polmone verde, ma anche un luogo di aggregazione, socializzazione, perché no, anche un contenitore capace di creare posti di lavoro. Certo. Credo che ce ne sia bisogno. No? E poi è un parco archeologico, quindi magari un centro di cultura. E come no? Ci sono le due ville che sono dentro, che tra l'altro sono state, c'è un altro stanziamento da parte della Superintendenza, che sono importanti tanto quanto la villa dei Quintili sull'Appia. L'ultima domanda che ti faccio è: allora, ieri c'è stata questa assemblea, domani l'iniziativa, che ripetiamo, dalla Palestina al Quadraro, e poi il 25, se non erro, 25 novembre ci sarà un'altra vostra, diciamo, lotta che continua comunque. Sì, ma il 25 qui invito anche tutti, insomma, amici e compagni che ascoltano la radio, che noi saremo sotto la Regione Lazio a fare un presidio, perché come sapete la Regione Lazio, il problema dei rottamatori è un problema che riguarda soprattutto la politica. I rottamatori, paradossalmente, è vero che beneficiano di proroghe sulle loro concessioni, ma di fatto